Video molto molto breve, ma spero utile, perché ora vi parlo di un errore che abbiamo fatto tutti, io per primo, quando si comprano le piantine di lattuga. Si mettono a dimora e dopo un po' la piantina muore. Diamo l'acqua, togliamo gli infestanti, ovviamente il terreno è bello pulito, non c'è verso, la piantina muore. Ora vi mostro come vanno interrate le piantine di lattuga. Comincio così, poi sposterò la videocamera e vi faccio vedere proprio a livello del terreno come bisogna fare. Allora, io mi aiuto con un piantatoio, cioè Sue Anima, è di metallo, è buono e lo uso ancora. Per minimizzare il fatto di avere poi eventuali buchi, perché magari qualche piantina non ce la fa, ne metto una di qua e una di là. Questa è simile alle piantine che si comprano, quelle in vaschetta, che tra l'altro, aperta parentesi, siamo passati da 1,60 euro a 2,10 euro, 2,20 euro, una vaschetta di lattuga. E vabbè. Vedete cosa ho fatto? Appena appena la appoggio e non vado in profondità. Il trucco è tutto lì. Quando si trapianta la piantina nel terreno bisogna andare sotto solo così. Il resto bisogna lasciarlo fuori dal terreno. Questa è una pratica che si utilizza su pochissime piante, su pochissimi ortaggi, e la lattuga è una di quelle. Eila! E questa si vuole portare avanti. Guardate che piccola, che è trasparente. Ok, allora. Le piantine più piccole ovviamente non è detto che ce la facciano, Noi le lasciamo, però non è detto che ce la facciano. Sposto l'angolazione e vi faccio vedere al livello del terreno come si fa. Ho fatto un foro veramente piccolo, vedete? C'entra solo una falange. Basta, finito lì. Ora questa soffrirà il trapianto, primo perché sono le 4 del pomeriggio, oggi fa molto caldo, secondo perché bisogna darle l'acqua e terzo perché è fisiologico che la piantina soffra un po' la fase di trapianto. Tenete conto che queste hanno tutte beneficiato di un po' di Solabiol quando le ho seminate e di un po' di borlanda liquida durante le varie fasi di crescita, quindi non sono proprio deboli deboli. Ve ne faccio vedere un'altra, foro. Delicatamente la appoggio e lei rimane per una parte fuori. Premo soltanto i lati e basta. Costa un po' di terra. Finito! Ora è importante dare una buona dose di acqua. Per 2-3 giorni bisogna innaffiare tutti i giorni. Se innaffiate il mattino è meglio. Ho fatto un piccolo video dove vi spiego il perché. Bene, vado avanti, il lavoro è veramente tanto e oggi fa veramente caldo, quindi mi abbronzerò un po'. È bello riprendere un pochino il via nell'orto dopo un inverno così, siamo andati avanti fin troppo. Bene, è tutto per questo video. Grazie per essere stati con me anche oggi. Mi raccomando, un terzo della piantina lasciatela fuori. State tranquilli, non soffre, anzi è il metodo corretto per mettere le lattughe a dimora. Condividete il video, lasciate un like, iscrivetevi se vi fa piacere. Ci vediamo la settimana prossima.